risolvere il seguente problema di Cauchy: x con 1 primo uguale 3x con 2, x con 2 primo uguale x con 1 più 3x con 3, x con 3 primo uguale meno x con 2 con le seguenti condizioni iniziali: x con 1 calcolato in 0 uguale 0, x con 2 calcolato in 0 uguale 0, x con 3 calcolato in 0 uguale 1. Altro esercizio tratto sempre dalla home page, dai file del professor Di Gennaro, professore di Tor Vergata, che risolve i sistemi di equazioni differenziali, in questo caso un sistema del primo ordine lineare omogeneo, ma attenzione, con altri metodi, e non c'è questo metodo qua che mi permetto di risolverlo, lo voglio in questo modo, mi permetto di prendere questi esercizi se il professore mi concederà questa, insomma, fa questa concessione, poi se non me la fa mi può telefonare. Allora, sfruttiamo la della plus. Questo metodo effettivamente è molto veloce, perché trasformando i due membri abbiamo che S x con 1 di S meno x con 1 di 0, che però è 0, è uguale a 3 x con 2 di S, mentre la posizione complessa S non la metto, ma è evidente, S x con 2 meno x con 2 di 0, che però è 0, è uguale a x con 1 di S più 3 x con 3 di S, e poi la trasformata della derivata prima di x con 3 sarà un S x con 3, attenzione questa volta, meno 1, perché x con 3 di, meno x con 3 di 0 questa volta è 1, quindi meno 1 uguale a meno x con 2 di S. Mettiamo a posto le cose come al solito. Allora abbiamo un sicuramente S x con 1 meno 3 x con 2 più 0 per x con 3 uguale 0. Poi abbiamo un meno x con 1 più S x con 2 meno 3 x con 3 ancora una volta uguale 0. Abbiamo sicuramente 0 per x con 1, non c'è, x con 2 più S x con 3 questa volta pari a 1. Ovviamente abbiamo ottenuto un sistema lineare non omogeneo. L'equazione di tre incognite risolviamo con Cramer. La differenza qual è rispetto ai casi precedenti? Che qui i determinanti saranno 3x3. Ci spaventano, ma quando mai? Assolutamente no. Quindi abbiamo che x con 1 è uguale a... Allora, cominciamo con determinante 3x3 situato, determinatore che varrà per tutte e tre, x con 1, x con 2, x con 3. Quindi ci mettiamo s meno 1, 0. Seconda colonna, meno 3, s 1. Terza colonna, 0, meno 3, s. Sopra, visto che stiamo calcolando x con 1, non ci mettiamo s meno 0, ma ci mettiamo 0, 0, 1. Poi ci mettiamo nuovamente meno 3, s 1, 0, meno 3, s. Al numeratore, per risolvere un determinante, io andrei di Laplace, ma non Laplace con le trasformate, ma di Laplace primo teorema di Laplace. Qui invece andrei di Sarrus, se mi permette. Allora, calcolo subito un determinante, scelgo, ad esempio, posso scegliere la maniera, scelgo la prima colonna, elimino, ovviamente i due zeri non contano, prendo l'1, elimino la colonna, la riga occupata da 1, quindi avrò che 1 appartiene alla prima riga, alla prima colonna e alla terza riga, quindi è positivo, mi viene 1, per un determinante 2x2 ottenuto cancellando la riga e colonna occupate dal coefficiente 1, quindi meno 3, 0, S meno 3. 3, 0, S meno 3. Siete d'accordo? Dico di sì. Se la voce me lo consente, calcoliamo invece il determinatore, abbiamo un S per S che è un S cubo. Meno 3 più meno 3 fa 9 per 0, 0. Meno 1 per 1 fa meno 1, ma per 0 fa 0. 0 per S per 0 è 0. Dall'altra parte abbiamo un 1 per meno 3 per S, un meno 3S, ma col meno del cambio diagonale un più 3S. E abbiamo che meno 1 per meno 3 fa un 3 per S 3S, ma col meno del cambio diagonale è un meno 3S. Sotto rimane solamente S cubo. Sopra cosa rimane? Rimane un 9. Guardate, abbiamo ottenuto 9 fratto S cubo, il valore, che meno 3 meno 3 fa 9, 9 meno S per 0 è 9. Quindi abbiamo ottenuto che, fatemelo scrivere qui, X con 1 grande di S, guardate che facilità, è un 9 fratto S cubo. Conosciamo molto facilmente l'antitrasformata di quella funzione lì. Stesso discorso,
non cambia niente per il denominatore, calcoliamo x con 2, ormai la voce è agli sgoccioli, e quindi abbiamo s meno 1, 0, prima colonna, 0, 0, 1, seconda colonna, 0, meno 3s, terza colonna, sotto, è sempre s cubo, e s cubo sarà, sopra, direi di applicare nuovamente il primo teorema della Laplace, questa volta alla prima riga, per esempio, avendo un s che moltiplica il determinante 2 per 2 ottenuto cancellando la riga e la colonna occupati da s. Cancello la riga e la colonna occupata da s, rimane questo minore qui, 0, meno 3, 1s, ve l'ho letto, per riga. E quindi abbiamo un 3s fratto s cubo, ovvero un 3 fratto s quadro, che è il valore di, nel dominio di s, della di x con 2, no, ho spiegato s con s cubo, 3 su s quadro. Dopodiché, qui il professore ovviamente fa valanghe di prodotti, capite che in questo modo è molto più semplice, calcolo infine x con 3 di s, guardate la facilità di questo metodo, in particolare s meno 0, meno 3s1, sotto ovviamente rimane uguale, sempre la stessa cosa, al posto di 0 meno 3s ci metto 0, 0, 1. Allora, sotto, come al solito, ho sempre s cubo, scelgo ad esempio la terza colonna e avrò un 1 che è positivo perché appartiene alla terza colonna e terza riga, 3 più 3, 6, pari, che moltiplica il determinante ottenuto cancellando la riga e la colonna occupati da quel coefficiente 1, ovvero minore s, meno 3, meno 1s, letto per riga, ovvero otteniamo un s quadro, meno 3, diviso s cubo, francamente dividerei la frazione in due pezzi, ottenendo un s quadro su s cubo, che è 1 su s, meno 3 fratto s cubo, quindi abbiamo ottenuto in definitiva che x con 3 grande di s è un 1 fratto s, meno 3 fratto s cubo. Conosciamo tutte queste antitrasformate, vi ricordo che la trasformata di 1 fratto s alla n è e elevato, la trasformata di 1 su s alla n è un t alla n meno 1 fratto il fattoriale di n meno 1, vi ricordo, beh, basta, non c'è altro da dire. Ovviamente vi ricordo che l'antitrasformata di 1 su s, applicando questa regola, non è altro che 1, no? L'antitrasformata 1 su s quadro è un t, no? Sono rampa. Se volete applicare la forma generica, ripeto, ve la scrivo qui, uno non si sbaglia, bisogna che si ricordi. La trasformata di 1 su s è 1, di 1 su s quadro è t, a questo punto in generale l'antitrasformata di 1 fratto s alla n, possiamo scriverlo così, poi c'è anche 1 su s meno a, meno alfa alla n, ma in questo caso 1 su s alla n non è altro che t, come detto, alla n 1 fratto il fattoriale. Di n 1, quindi se ovviamente s è 1, capite che qui 1 meno 0 tira 0 è 1, 1 meno 0 fattoriale 0 è 1, 1 su 1 1 viene 1, quindi se n è 2 così via, insomma, applicate questa e non vi sbagliate mai, trovate nelle formule. Caro professore, mi sono permesso di rubarle qualche esercizio, rubarle la parola grossa, e di conseguenza le soluzioni saranno x con 1 di t, x con 2 di t e x con 3 di t, vediamo come. Allora, se n è 3, t alla n meno 1 abbiamo 9, t quadro fratto 2 ovviamente, quindi 9 mezzi di t al quadrato. Se n è 2 è un t alla 2 meno 1, quindi 3t fratto 1 fattoriale, quindi 3t è la seconda, e vedo che è corretto. Qui abbiamo un 1 meno 3 mezzi
ti quadro, perché se a posto di 9 mettiamo 3, viene anziché 9 mezzi, 3 mezzi. E queste sono le soluzioni del sistema richiesto.